Partiamo con il webinar di questa sera. L'hai già anticipato un po' tu, no? Stasera parliamo di come i social network possono aiutarci o essere funzionali nella ricerca del lavoro. Parto facendo una piccola panoramica su quello di cui parleremo un po' durante questa oretta, oretta e mezza che passeremo insieme. E mi piacerebbe partire dando un po' una cornice, cioè vorrei capire con voi un po' il mondo in cui ci stiamo muovendo, che è quello dei social network. Quindi cercheremo di capire cosa sono i social network e che cosa è necessario sapere dei social per usarli al meglio nella ricerca del lavoro e perché questi strumenti sono diventati sempre così più importanti anche da un punto di vista aziendale. Questi in sintesi sono i temi che andremo ad affrontare. La ricerca del lavoro prima di internet, molti di noi forse si ricorderanno com'era prima della nascita del web, delle caselle di posta e dei social. Faremo un focus specifico sui social network, come vi dicevo prima, cercheremo di capire di che cosa si tratta e poi entreremo un po' nel vivo di quello che è il mondo del lavoro, quindi la figura dei social recruiter, cercheremo di capire cosa sono, chi sono e cosa fanno. Ci focalizzeremo su un aspetto secondo me fondamentale e molto importante dell'uso dei social quando si cerca il lavoro, che è il personal branding, per poi focalizzarci su i due social, diciamo, i due canali principali che possiamo sfruttare al massimo per la ricerca del lavoro, LinkedIn, sicuramente il social professionale per eccellenza, ma anche Facebook, e vedremo poi avanti come. E partiamo quindi, direi, subito dalla cornice. Cerchiamo di capire cosa sono i social, che strumenti sono e perché sono diventati così importanti ormai anche nel quotidiano. Partirei da una definizione, quindi cosa sono i social network? Il social network tradotto, come dire, anche un po' in maniera brutale dall'inglese all'italiano, è reti sociali, cioè sono degli ambienti virtuali, digitali, delle piattaforme che rendono possibile la creazione di legami di reti sociali. E questo lo fanno per creare una rete, una comunità intorno a noi con cui noi possiamo condividere informazioni, contenuti, tutto quello che, come dire, crea un legame diretto con le persone che entrano a far parte della nostra rete. Hanno delle caratteristiche ben distintive, i social. Sono decentralizzati, cioè non appartengono ad un'unica persona o ad un unico ente o ad un'unica organizzazione e sono molto flessibili. Ma capiamo nel dettaglio cosa vogliono dire queste caratteristiche. Una l'abbiamo già detta, è la relazione, cioè si passa dalla comunicazione, quella intesa in senso più tradizionale, quella che appartiene al mondo dei vecchi media, e per media intendiamo radio e televisione, la stampa, la carta stampata, cioè la comunicazione uno a molti, si passa da una relazione, cioè io entro in relazione con qualcun altro e questo qualcun altro entra in relazione con me, c'è uno scambio uno a uno o molti a molti. E la conseguenza, diciamo, di questo passaggio da una comunicazione alla relazione e sicuramente la partecipazione. Provo a fare un esempio. Con i media tradizionali, la televisione in primis, diciamo che è quella che ancora oggi accompagna molte delle nostre giornate, noi eravamo abituati ad una ricezione un po' passiva di quelli che erano i contenuti che la RAI, Mediaset, i tanti canali, no, che c'erano e che ci sono ancora oggi in TV, ci proponevano. Noi accendevamo la TV, facevamo zapping, decidiamo quello che vogliamo guardare, ma non possiamo in nessun modo, o almeno non direttamente, interagire con chi è nello schermo. Ecco, con i social diciamo che questa barriera, chiamiamola così, viene meno perché siamo gli utenti che frequentano gli ambienti virtuali dei social, sono i primi a essere costruttori, diffusori di contenuti. E possono quindi commentare, condividere, entrare in relazione con altre persone che come noi condividono, distribuiscono i propri contenuti. Quindi c'è una partecipazione attiva di quelli che sono gli utenti dei social anche nella distribuzione e ricezione dei contenuti. E questo fa sì che lo strumento social network non è uno strumento
verticale, cioè fatto dall'alto verso il basso, come dicevamo prima, una comunicazione uno a molti, ma è orizzontale, cioè permette a tutti di parlare nello stesso modo, che sia un utente singolo o un'organizzazione. Provo a farvi vedere un po' quello che è una schermata dei principali social che ci sono oggi, che sono i più diffusi, diciamo, oggi. Uno su tutti, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, sono tutti quegli strumenti che vediamo e che usiamo magari anche nel quotidiano. C'è WhatsApp. WhatsApp è un sistema di messaggistica, è una piattaforma di proprietà di Facebook, ma è considerato un social network. E perché? Perché risponde esattamente a queste dinamiche di cui abbiamo parlato finora. Crea una relazione, si possono condividere contenuti, si entra in contatto con più persone. E ora, prima di entrare un po' nel vivo poi di quello che è la ricerca, la ricerca del lavoro all'interno del mondo dei social network, voglio darvi alcuni dati per capire bene il contesto in cui ci stiamo muovendo. I dati che vedete ora sono dati prodotti da We Are Social e Hootsuite, che sono delle piattaforme, dei portali che si occupano di digitale e che ogni anno producono quello che è un report mondiale di come cambia l'uso del digitale, quali sono le tecnologie digitali che più si diffondono a livello mondiale. Questa è la fotografia dell'Italia nel gennaio del 20 e vediamo, mi soffermo sugli ultimi due dati che secondo me sono quelli più interessanti. Cosa ci dicono? Che 49 milioni di persone in Italia sono degli utenti di internet, cioè sono persone che per lavoro, per tempo libero, per ricerca di lavoro, per X motivi usano internet, e 35 milioni sono invece le persone attive sui social media. Questo cosa ci dice? Che ormai lo strumento dei social network, perché è il focus, no, del webinar di questa sera, è entrato ormai a pieno regime nella vita di tutti noi. Quindi è sì uno strumento, come dire, per il tempo libero, ma è diventato anche, come dire, parte della nostra vita quotidiana, del nostro quotidiano. Ma ho deciso di fare, diciamo, questo salto indietro prima di entrare poi nei social e nel lavoro, perché mi sembrava un po' chiave capire perché è cambiato e come è cambiata la ricerca del lavoro in questi anni. E mi piace fare questo piccolo salto indietro per capire come prima si cercava lavoro, no? Una persona finiva il suo percorso di formazione, finiva il suo percorso di studi, preparava il suo curriculum e poi la cosa che doveva fare era stampare il curriculum, magari imbustarlo, comprare il giornale, cercare gli annunci, chiamare le aziende per avere il referente delle risorse umane a cui mandare il curriculum, oppure cercare le agenzie del lavoro sul territorio. Ricordo file e file fuori dalle agenzie del lavoro per consegnare il curriculum, per iscriversi alla banca dati, per cercare, no, in questo mondo complicato che era quello del lavoro, le offerte che più erano, come dire, vicine al nostro profilo. Ed era ci voleva un dispendio di energie e di tempo non indifferente. Le cose, diciamo, iniziano a cambiare un po' quando internet, il web, soprattutto il web 2.0, inizia ad essere un po' più diffuso e capillare, cioè sempre più persone hanno iniziato ad accedere a internet. E quindi cosa è successo? Innanzitutto si sono creati i primi, quelli che vengono definiti job board, cioè nascono i primi siti che iniziano ad aggregare all'interno vari annunci di lavoro. Quindi un utente, se io devo cercare lavoro, mi basta avere una postazione con un portatile, con una connessione internet, e facilmente riesco ad accedere all'informazione, cioè offerta di lavoro. Dall'altra, la creazione dei client di posta elettronica, quindi delle caselle di posta elettronica. È la grande scoperta. Sia le aziende che gli utenti hanno capito che bastava semplicemente scrivere un brevissimo testo e in un clic potevi inviare il tuo documento, il tuo curriculum a tutte le aziende, anche lontane. E questo, diciamo, che ha un po' in sé, racchiude in sé anche quelle che sono le caratteristiche poi del social, ma che riguardano il web in generale: il fatto di essere nell'immediato, nel tempo reale, nel qui e nell'ora. Non hai bisogno di inviare una lettera, aspettare che qualcuno ti risponda, ma di solito
le risposte sono quasi immediate e questa, come dire, questa cornice qui, questi aspetti qui hanno trovato proprio la massima poi espressione con il boom dei social network. Ma noi finora diciamo che stiamo guardando comunque, stiamo cercando, osserviamo questo cambiamento e la ricerca come dire, del lavoro da un punto di vista di utente, cioè Anna vuole cercare lavoro, quindi sa che ci sono dei siti che aggregano contenuti, quindi sa che posso cercare online una pagina, un sito che contiene tante offerte di lavoro, sa che può usare una mail personale per inviare il proprio curriculum vitae all'azienda. Dal lato delle aziende, però, anche loro hanno subito, diciamo, il cambiamento e l'arrivo e la diffusione dei social network. La figura che si è creata è quella del social recruiter, che non nient'altro che diciamo, è responsabile o il lavoratore delle risorse umane addetto alla selezione del personale, che a un certo punto, oltre a ricevere fisicamente, ovviamente, il curriculum, cerca e utilizza i social network per valutare e analizzare le caratteristiche del potenziale candidato. Quindi, questa figura fondamentalmente è quella del selezionatore che non fa altro che cercare le informazioni sul candidato, verificare che quello che il candidato scrive nel curriculum, quelli che sono i valori e le competenze siano riscontrabili e reali e ricerca anche attivamente potenziali candidati e questo lo fa in una forte riduzione di tempo, di spazio e di investimento di risorse. Come dire, questo lavoro che fa il recruiter ha, come dire, degli effetti rispetto al nostro posizionamento all'interno del social, ma ci arriveremo gradualmente. Vi do questo dato perché secondo me è indicativo rispetto a come poi noi dobbiamo muoverci all'interno del mondo dei social network per cercare lavoro. Una ricerca del Work Trend Study commissionata dall'Università Cattolica di Milano nel 2019 ha stimato che il 44% degli HR, ovvero le risorse umane, l'ufficio delle risorse umane, ha escluso un potenziale candidato dopo aver visualizzato i profili social. Cosa vuol dire? Io, responsabile delle risorse umane, ricevo un curriculum, vedo un nome, cerco all'interno dei social, che sia Facebook, che sia LinkedIn, ma anche Instagram, il nome e il cognome della persona che si è candidata per quella posizione lì e vado a vedere quella che è l'immagine che la persona ha creato all'interno del mondo social. Cosa fanno? Cercano delle informazioni e questo nell'ambiente virtuale dei social network ha un nome preciso, è quella che viene definita la digital reputation, cioè la reputazione che ognuno di noi ha o si è costruito nel mondo dei social network. E qui ritorniamo un po' a quel focus che vi accennavo all'inizio durante la prima slide, su cui ora entriamo nel dettaglio, che è quello del personal branding, cioè ognuno di noi deve immaginare i propri profili social come un biglietto da visita. È il nostro marchio, è quello che noi vogliamo proiettare all'esterno. Questo vuol dire che se all'interno del mondo virtuale compiamo delle azioni, condividiamo dei contenuti e facciamo delle scelte, no? Anche in un ambiente virtuale che per noi possono non avere un effetto reale o immediato, in realtà non è così, perché quelle azioni lì aiutano a costruire una buona o una cattiva web reputation. E questo, se io sto cercando lavoro in un determinato momento, può andare a mio pro o a mio contro. Quali sono gli elementi che valutano una persona che in quel momento sta cercando un candidato per la propria azienda? Quello che valuta il social recruiter quando cerca un profilo di una persona sui social network. Io ho cercato di sintetizzarli brevemente. Cerca sicuramente delle informazioni e quindi cerca di capire se le informazioni che sono presenti sul curriculum sono coerenti anche con quelle presenti sui social. Faccio un esempio. Io ho un profilo LinkedIn è il social network per eccellenza del
della rete professionale, no? Quindi le persone che sono lì per raccontare la loro formazione e la loro professionalità, e mi candido invece con un curriculum inviato via mail ad un'azienda. Quell'azienda lì magari andrà a controllare se sul mio profilo LinkedIn le azioni, quello che io posto, è coerente con le informazioni che loro ritrovano all'interno del mio curriculum. Cercheranno quelli che ho definito i tratti emergenti della personalità, cioè sono le nostre competenze, le nostre skill, i nostri interessi, cioè quello che potrebbe interessare rispetto al profilo che stanno cercando. E questo, diciamo, è la parte delle informazioni che riguardano noi, ma quello che pesa anche, no? Quando un recruiter, quando un social recruiter guarda i nostri profili, sono anche i contenuti che noi condividiamo. Quindi se ci sono contenuti discriminatori, se ci sono commenti negativi, ora io l'ho specificato sui datori di lavoro, cioè se io sono un dipendente, lavoro per un'azienda e posto qualcosa che in un certo senso lede l'immagine o la reputazione della mia azienda, una persona che in quel preciso momento sta cercando personale e comunque sta facendo una selezione, valuterà negativamente quel mio post lì. Quindi bisogna, secondo me, stare molto molto attenti quando si pubblica qualcosa all'interno dei nostri canali social. L'altro elemento, ho scritto un network scarso, un profilo poco aggiornato. Cosa vuol dire? Un profilo poco aggiornato vuol dire che è un profilo che ho usato poco, cioè non andiamo a coltivare quella che è un po', o non ci prendiamo cura del nostro biglietto da visita. Network scarso perché questo è soprattutto per LinkedIn, come vedremo. LinkedIn è stato proprio pensato per creare delle reti professionali, quindi diventa importante fare community, fare comunità, creare relazioni, dare proprio il senso vero di quello che è il social network. Mi soffermo un attimo su questo aspetto rispetto ai contenuti e ai commenti negativi. So che una delle, come dire, delle obiezioni che si fanno a queste osservazioni spesso è: sì, però quello è il mio profilo personale e io sono il mio profilo personale. Posso essere libero di pubblicare, condividere tutto quello che voglio. A me piace sempre dire che in parte è vero, decidiamo noi chi invitare o non invitare nel nostro, come dire, nel nostro appartamento, nella nostra casa virtuale, ma che comunque è uno spazio pubblico, perché è uno spazio che condividiamo con altre persone e che non sempre possiamo controllare al 100%. Possiamo controllarlo, e vedremo, con i livelli di privacy del nostro account, ma comunque siamo noi i responsabili poi dei contenuti che andiamo a condividere. Quindi la definizione di personal branding è, quindi di reputazione digitale, esattamente questo. È l'insieme di contenuti e di azioni che noi pubblichiamo, facciamo online, che raccontano chi siamo. È l'immagine che costruiamo di noi nel nostro ambiente virtuale e che ha comunque delle ripercussioni anche nel reale. E qui ritorniamo un po' a quello che vi stavo appena dicendo, sui livelli di privacy dei nostri account. Se noi non vogliamo che tutto quello che viene postato sul nostro account social venga visto all'esterno, quindi potrebbe essere visto anche appunto da una persona che in quel preciso momento sta guardando il nostro profilo per selezionarci per un profilo professionale di lavoro, dobbiamo andare a lavorare su quelli che sono i livelli di privacy dei nostri account. Ci sono più livelli diversi e noi possiamo decidere quali informazioni condividere e quali no. È ovvio che io decido chi può vedere cosa, ma se sto cercando attivamente lavoro, è bene che nei miei profili, che sia il profilo LinkedIn, che sia il profilo Facebook, siano contenute informazioni chiave rispetto a quelle che sono le mie competenze, la mia formazione, perché sono quelle informazioni che attirano l'attenzione del recruiter o che comunque, come dire, danno un quadro su quello che è il mio profilo professionale. Poi, su invece i contenuti, e questo soprattutto per Facebook, che fanno più parte di una sfera ricreativa, possiamo andare a lavorare in base al livello di privacy e quindi stabilire che quel contenuto lì può essere visto solo dai nostri amici, oppure se può essere visto solo da una piccola lista di amici.
Io il consiglio che do è, se però sto cercando attivamente lavoro e quindi voglio che i miei profili siano il mio bigliettino da visita rispetto a chi può venire a cercare informazioni su di me, io andrò a lavorare sul mio profilo in modo da creare un profilo il più professionale possibile. Inserirò tutte le informazioni che riguardano la mia formazione, i miei precedenti lavori, condividerò post e contenuti che hanno a che fare con quelle che sono quello che è il mio profilo professionale, i miei ambiti di competenza. Cercherò di entrare anche in quei gruppi, in quei forum, in quegli ambienti di discussione dove si parla di quello di cui io credo di come dire, mi identifico a livello professionale. E questo perché sono tutta una serie di azioni che mettono in risalto le mie competenze professionali. Ho scritto questa domanda che sembra un po' banale. Hai mai googolato il tuo nome? E perché spesso ci dimentichiamo di fare una cosa banalissima. Se vi capita, fatelo, è un esperimento che io ho fatto in prima persona. Ho aperto Google, ho scritto il mio nome e il mio cognome e ho visto cos'è che usciva nel motore di ricerca sotto quel nome lì. Il primo risultato, il primo tra tutti, era il mio profilo Facebook. Quindi, se io sono un recruiter e sto cercando delle informazioni e metto un nome e un cognome, come dire, il primo link che mi compare, quello di Facebook, sarà sicuramente il primo link che aprirò. E quello diventa anche in parte il mio curriculum, ok? E questo cosa ci dice? Che dobbiamo fare attenzione a quello che mettiamo online. Dobbiamo cercare di avere dei profili aggiornati, dobbiamo cercare di creare delle relazioni virtuose all'interno di questo mondo virtuale perché completano un profilo professionale che, come dire, agli occhi di chi cerca un candidato per un'azienda possono essere favorevoli a dire ok, questa è una persona che voglio nel mio team, voglio sentire, voglio fare un colloquio, piuttosto che ti scarto perché credo che il tuo profilo non è adeguato a quello che io faccio o a quello che io sto cercando. Non entro nel merito proprio delle competenze, qui parliamo solo ed esclusivamente di immagine e di come possiamo presentarci al meglio. Anna, ne approfitto un attimo per girarti una domanda. Ci Certo. chiedono se avere account privati è negativo per la ricerca del lavoro, cioè account che non mostrano molto. E mi viene da rispondere nì, nel senso che nell'account noi secondo me dobbiamo mostrare, è quello che stavo dicendo finora, tutto ciò che funziona alla nostra ricerca del lavoro. Quindi faccio l'esempio di Facebook. Facebook ha tutta una parte di informazioni personali. In quelle informazioni personali, di solito se vi figurate, diciamo, il vostro profilo Facebook, quindi la vostra home di Facebook, non quella dove vediamo i post degli altri, ma il nostro personale, è la barra che ci compare a destra. Lì noi dobbiamo inserire e rendere visibili alcune informazioni. Dobbiamo mettere i nostri studi, dobbiamo mettere i nostri lavori passati. Se è la prima volta che cerchiamo lavoro, mettiamo quelli che secondo noi sono delle competenze. Si può scrivere una piccola biografia, e lì io posso sintetizzare quello che secondo me è il mio valore aggiunto rispetto a quello che io sto cercando. E quelle informazioni lì io le terrei aperte, visibili, perché sono un po' il mio biglietto da visita, sono un po' il mio curriculum. Cosa terrei non visibile? Continuo a parlare di Facebook, anche le risorse umane. Chi fa ricerca di personale sa bene che Facebook è un social usato soprattutto per, come dire, con una finalità un po' ricreativa. E quindi è facile che ci siano foto, che siano condivisi anche dei momenti un po' più intimi, no, della vita di una persona. Ecco, quei contenuti lì io li terrei strettamente privati. Perché, come dire, sono due mondi che sì, nel tuo profilo possono convivere, ma all'esterno, per chi è una persona terza che non fa parte, quindi della nostra rete di amicizie, non deve per forza interessare.
Al contrario, terrei pubblici se ho condiviso dei post o dei contenuti che hanno a che fare invece con la mia formazione, con il mio percorso di studi, con le mie abilità, con il mondo che, come dire, a cui mi sto candidando, no? Rispetto al mondo professionale delle aziende. Quindi tutto quello che può essere legato in qualche modo, anche in maniera trasversale, al mondo del lavoro, io lo lascerei aperto. Su Facebook si può fare, possiamo decidere, non solo su Facebook, anche sugli altri social, ma su Facebook in particolare possiamo agire proprio sui singoli post e quindi possiamo andare a decidere quale post rendere visibile a tutti e quale invece tenerlo come un post visibile solo alla nostra rete di amicizie. Quindi questo è il consiglio che do, cercare sempre di equilibrare. Un profilo troppo chiuso a riccio non ha, secondo me non porta ad un effetto positivo, perché quello che io voglio fare è far vedere quali sono le mie competenze lavorative rispetto a un selezionatore che mi cerca sui social. Spero di essere stata chiara. Se avete dubbi, che vi chiedo di fare domande e di scrivere, perché... Altre due domande, e una riprende insomma quello che stavi dicendo prima sui profili aggiornati. Cosa intendi con il termine relazione virtuosa? Allora, la relazione virtuosa, e questo penso soprattutto al profilo LinkedIn, ma ci arriviamo, è la relazione che io creo all'interno del social network, in questo caso quindi LinkedIn, con persone che hanno o condividono i miei stessi interessi e professionali e lavorativi. LinkedIn è, l'abbiamo accennato prima, è il network professionale per eccellenza. È stato pensato per creare una rete professionale, quindi in teoria le persone con cui io entro in contatto su LinkedIn, le persone che entrano a far parte della mia rete, della mia cerchia, sono sì gli amici, ma sono soprattutto persone con cui ho lavorato, ho condiviso un percorso di studi, sono persone che lavorano nel mio stesso ambito, persone che hanno i miei stessi interessi, sono persone con cui io posso entrare in discussione, condividere punti di vista, scambiare pareri, sono persone con cui posso instaurare un rapporto di lavoro, perché magari lavorano nel mio stesso settore, perché magari perché l'azienda per cui lavorano magari in quel preciso momento lì sta cercando un profilo che è simile al mio. Quelle sono in quel senso lì intendo relazioni virtuose, sono quelle relazioni che mi aiutano nel mio percorso di ricerca di lavoro. Ora, questo non vuol dire che mi iscrivo a LinkedIn perché e tutte le relazioni che creo, tutti i collegamenti che faccio mi porteranno ad avere un lavoro, no. Ma sicuramente, se entro nei LinkedIn di Anna Rosa Martino, le persone che fanno parte della mia rete sono sicuramente persone che hanno a che fare con il mio ambito di lavoro o che lavorano per la mia azienda. Questo è un po' il senso. E poi invece, a proposito invece di profili più o meno completi, invece non avere del tutto un profilo, per esempio su Facebook, è penalizzante per la ricerca del lavoro? Se abbiamo un profilo LinkedIn, no, secondo me no. È ovvio che se non abbiamo né un profilo LinkedIn né un profilo Facebook, forse un po' sì. Nei dati di cui parlavo prima, quelli del 2019, l'altro dato interessante, non l'ho riportato, è che, ora vado a memoria, ma circa il 48% dei selezionatori, recruiter, quindi che sia ufficio personale interno all'azienda o esterno, usa i social, fa ricerca del personale sui social. Quindi magari hanno la piattaforma sul loro sito dove tu puoi inviare il tuo curriculum, hanno sicuramente l'annuncio sui siti aggregatori, ma poi, come dire, la verifica del profilo che si candida avviene comunque dai social. Quindi io, come dire, in un mondo digitale, perché purtroppo o per fortuna o comunque i dati ci dicono quello, lo siamo, io un profilo professionale, se vogliamo solo un profilo professionale,
lo farei, perché è comunque una carta in più, è spendibile in un modo diverso, ma ci può anche aiutare. Penso soprattutto in questo caso a LinkedIn, ma non solo. In questo momento generale anche un po' di difficoltà, dove un po' tutto, no, si è spostato sull'online, il LinkedIn è una fonte inesauribile di formazioni gratuite e contenuti condivisi di vario genere, PDF, cioè diventa un serbatoio anche di formazione continua rispetto all'ambito professionale. Questo non dico che per gli altri social non sia così, sicuramente per Facebook lo è, in alcuni gruppi chiusi magari mi viene da pensare, o alcuni gruppi di discussione, per LinkedIn un po' più la sua natura. Torno anche a, è vero, quando io ho scritto che se googliamo il nostro nome il primo link che esce è quello di Facebook, ma è ovvio perché è Facebook, perché è indicizzato lì, ma se avessimo LinkedIn uscirebbe LinkedIn, ecco. Ci chiedono anche se è possibile cancellare il profilo di Facebook e rifarlo da capo seguendo i nostri consigli. Secondo me sì, ma ne vale la pena? Cioè, secondo me possiamo lavorare su un profilo già aperto, si può migliorare. Io non lo butterei via, alla fine tu lì hai già costruito una community, soprattutto se ce l'hai già da tanto. Quindi magari andiamo a lavorare su fotoprofilo, sulle informazioni, su cosa metto dentro, cosa rendo visibile a tutti, cosa rendo visibile solo agli amici, ma non lo butterei via. Spero di essere stata chiara. E ancora invece su LinkedIn, aiuta realmente le persone un po' deboli, un po' più deboli delle altre? In che senso? Ti chiedo di specificare meglio. No, allora, Similiano aggiunge, no, magari una persona è timida. Rispetto intendi che magari mette poche informazioni. Allora, LinkedIn te le richiede, molte. Te le richiede, sì, secondo me potrebbe aiutare. Uno perché, a differenza forse, dico forse una cosa un po' banale, un po' discordante, però a differenza degli altri social è meno un social visivo, cioè Instagram è il regno delle foto, Facebook più o meno, e no, LinkedIn no, cioè la foto che tu metti su LinkedIn è una foto professionale, cioè come andresti al lavoro, senza nessuno sfondo, senza nessuna cornice, senza nessun, molto neutra. Ti chiede delle informazioni ben dettagliate e ti guida, e ti chiede di inserire vari livelli e tu puoi decidere quali livelli inserire. Quindi sì, mi verrebbe da dire che potrebbe aiutare una persona molto timida perché non deve esporsi in nessun modo se non attraverso quelle che magari per lui sono le sue competenze, il suo percorso di formazione, e può farlo anche un po' nel, come dire, in un ambiente protetto, perché in quel preciso momento lì, in quella community lì, non c'è un'osservazione attenta, non so come dire, il focus è, sono le competenze, sono i contenuti, e quindi mi viene da dire sì, anche perché attraverso il mio profilo LinkedIn io posso candidarmi direttamente agli annunci di lavoro che sono pubblicati all'interno del social. Cioè LinkedIn dà la possibilità alle aziende di pubblicare annunci di lavoro e dà all'utente la possibilità di candidarsi automaticamente con il profilo. Quindi direi che sì, è molto, forse molto tutelante da questo punto di vista. È ovvio che se devo cercare lavoro, in qualche modo devo espormi, cioè devo mostrare una parte di me che può essere interessante per chi cerca. Non so se conosci Expertir, è da considerarsi anche quello un social, ci chiedono? Expertir, sinceramente non lo conosco, non so Dami se tu ne hai mai sentito parlare, io no. No, sinceramente l'ho googlato adesso, mi sembra
uno di quei portali comunque di scambio di offerte di lavoro. Ok, tipo un Però infojob. sì, expertier.com ci dicono, infatti, se Quindi l'indirizzo. non lo consideriamo un social. Cioè, la cornice che vi ho fatto prima è proprio per farvi capire cosa può essere considerato un social e cosa no. Poi magari lo è, bisognerebbe guardarlo bene e capire come funziona, quali sono anche le dinamiche che si creano dentro. Però se c'è solo un, come dire, annuncio, offerta, domande e offerta, mi viene più in mente sì, un portale, un job board rispetto a un social. Oggi ci sono tantissime domande e come foto Verissimo. di profilo è meglio mettere la stessa foto che metterei su LinkedIn anche su tutti gli altri social, compreso WhatsApp? Allora, secondo me sì, se io in questo preciso momento sto cercando lavoro e quindi la proiezione che voglio dare, come dire, il personal branding che voglio fare di me, di una persona professionale, che quindi è una ricerca attiva del lavoro, sì, lo farei. Questo ti crea anche una, come dire, un continuum, un'uniformità rispetto a un'immagine che diamo di noi. È ovvio che se invece sono quello che nel gergo viene chiamato un ricercatore passivo, in LinkedIn si usa questo termine qui, cioè io non sto cercando attivamente lavoro, però ho un profilo LinkedIn, magari no. Io ad esempio ho una foto sul profilo LinkedIn, una foto sul profilo Facebook, però in questo momento qui non sto cercando lavoro. Se dovessi farlo, se dovessi mettermi a cercare lavoro, sì, metterei un'unica foto uguale per tutti, perché comunque è quello che voglio comunicare all'esterno di me. E lo farei, e farei una foto, come dire, più neutra, più professionale possibile. Invece i contenuti da pubblicare sui social, è meglio uniformarli oppure diversificare a seconda dei social? Questo è il domandone. Allora, ogni social ovviamente ha il proprio pubblico, cioè il proprio pubblico, così è detta male, ha la propria community, no? Ognuno di noi ha costruito la sua rete di amicizie, la sua rete di contatti, che sia LinkedIn, che sia Facebook, che sia Instagram. Sì, si dovrebbe diversificare perché diverso è anche l'obiettivo finale del social, però. Se io sto pubblicando un contenuto che parla della formazione, boh, l'arrivo del nuovo social stravolgerà la ricerca del lavoro ed è un articolo che pubblico su LinkedIn, secondo me quello stesso articolo lì lo posso condividere anche su Facebook. Parliamo di link, è uguale su Twitter, non parliamo di Twitter, ma c'è anche Twitter, anche quello potrebbe, lo è ancora. Uno strumento un po' per cercare lavoro. Su Instagram ovviamente la condivisione di link è più difficile, però sempre di più recruiter guardano anche quel profilo lì. Sì, dovremmo cercare di diversificare, ma va bene anche se a livello di contenuto che vogliamo proporre è un contenuto molto legato all'ambito comunque a quelle che sono le competenze, la nostra ricerca di lavoro, va bene anche tenere uguale. È anche una questione di tempo, mi viene da dire. Quanto siamo disposti poi a stare lì per pensare a un contenuto diverso, a un contenuto, penso proprio anche al testo che dobbiamo scrivere, che deve essere diverso, perché ovviamente se su Facebook scrivo ciao ragazzi, ho trovato questo articolo molto interessante, ve lo condivido, ecco, magari questo su LinkedIn non funziona perché lì, come abbiamo detto prima, parliamo soprattutto di una rete professionale, quindi sicuramente il tono di voce che dobbiamo usare sarà diverso. L'hai citato anche tu, Twitter. Ci chiedono se Twitter e Pinterest sono dei social validi in questo ragionamento. Allora, Twitter sì, anche, cioè, sta cambiando, ovviamente tutto cambia in maniera repentina, però sì. Anche Twitter può essere usato nella ricerca del lavoro, può essere usato soprattutto, come dire, molte sono le aziende che pubblicano velocemente il link sul Twitter quando postano un annuncio di lavoro.
usano degli hashtag, quindi se noi mettiamo nelle ricerche tramite hashtag quelle che noi interessa, dovrebbero uscirci anche quei risultati lì. Però occhio, anche su LinkedIn dobbiamo fare lo stesso lavoro che facciamo sugli altri social, quindi creare una biografia professionale, mettere una foto professionale. E c'è anche, ora si usa di meno, però prima, quando Twitter diciamo che era uno dei primi social usciti, si scriveva anche un Twitter di presentazione personale. Ora, prima erano i 140 caratteri, ora sono il doppio, quindi c'è più spazio, però si scrive proprio un Twitter di presentazione personale dove si cerca di sintetizzare al massimo quelle che sono ovviamente le nostre competenze e magari taggare nel tweet l'azienda a cui si vuole inviare il messaggio. Pinterest secondo me cambierà in fretta nei prossimi anni, sarà l'altro terreno, l'altro tweet, vuol dire l'altro social di sperimentazione, e secondo me sì, può essere una vetrina, se però quello, come dire, ti faccio un esempio per essere chiara. Pinterest è il mondo dell'immagine, quindi se io faccio il grafico, se io lavoro con l'arte, se faccio la fioraia e ho un negozio di fiori bellissimo, mi viene, come dire, facile immaginare di poter esprimere anche il mio lato professionale su quel social lì. Se lo faccio a livello di altri tipi di contenuti mi viene più difficile, ma secondo me è la direzione che sta prendendo Pinterest, cioè quello di essere sempre di più il social foto, per intenderci, professionale. Quindi sì, servirà anche quello. E anche lì le regole che decidiamo, che ci stiamo dicendo per LinkedIn, per Facebook, valgono per tutti i social. Personal branding, la nostra creazione della nostra reputazione digitale, vale su tutti questi strumenti. Tornando sull'immagine di profilo, ci chiede Patti se il discorso che abbiamo fatto sulla fotografia vale anche se non è una nostra foto. Cioè, per esempio, lei dice: io ho utilizzato un disegno stilizzato del viso. No, cioè, mi viene da dire, è difficile farlo su un'immagine che non sia quella proprio reale nostra. Io direi, dico questa cosa qui, occhio a come usiamo le immagini. Il disegno stilizzato, secondo me, è perfetto per Facebook, per Instagram, forse anche per Twitter, forse meno per Twitter. No, per LinkedIn. Ok? Perché LinkedIn è un curriculum vitae, quindi ci dobbiamo mettere la faccia, ok? Quindi dobbiamo essere riconoscibili. Non è non è una cosa brutta metterci la faccia, però è il nostro percorso e le persone, come dire, devono vederci, devono darci un volto. E quindi sì, io credo che lo stesso discorso va fatto per Twitter, perché Twitter, a differenza di Facebook e di Instagram, ha cambiato un po' il suo corso, quindi anche l'uso che si fa di Twitter, secondo me, può essere a un livello un pochino più professionale e meno ricreativo rispetto a Facebook. Deve essere. Cinzia poi ci chiede come si fa a navigare in incognito e in modo temporaneo su LinkedIn. Come si fa a navigare in incognito in modo temporaneo? Questa è una bella domanda. Si può fare, mi chiedo? Se io sono un'iscritta a LinkedIn, mi viene da dire su due piedi no. Ma non ci metterei la mano sul fuoco, a meno che non attiviamo proprio la navigazione in incognito, ma all'interno del social proprio faccio fatica, a meno che non sia una delle opzioni business, cioè di quelle a pagamento, perché secondo me sì, allora potrebbe essere. Sugli utenti free non ne sono sicura, secondo me non si può fare. Andrea ci chiede anche se hai un testo di approfondimento da consigliare per studiare su questi argomenti. Sì, ce l'ho segnato, dopo vi chiedo un attimo, lo vado a ricercare, ce l'ho comunque. E poi invece Antonio ci chiede, anzi è una sua riflessione, dice: secondo me è più facile crearsi una nuova mail facendo nuovi profili professionali. Quindi immagino che proponga, insomma, una netta separazione tra quello che è il social... È una strada del tempo libero e quello della professione, insomma. È una strada,
Assolutamente sì. Ritorno alla domanda di prima di cancello il mio account. No, perché comunque quello è parte di noi, no? Della nostra community, della nostra rete. Però sì, quella potrebbe essere, dovrebbe essere la strada, cercare di separare il più possibile i profili che noi vogliamo tenere professionali rispetto a, a quelli un pochino più ricreativi. Tant'è che all'inizio, no, quando i social erano un po' appena arrivati, si iniziava ad usarli da poco per la ricerca del lavoro, tra i suggerimenti che c'erano, mi ricordo anche nella letteratura, c'era quella di creare dei nickname per aggirare la ricerca da parte del recruiter. Questa cosa qui secondo me funziona, potrebbe funzionare sui social come Instagram, però sì, tra le due la strada che percorrerei io forse è proprio quella lì di crearmi dei profili professionali che siano diversi da quelli che uso invece per la mia attività privata. Occhio però che comunque, anche se ho un nickname, quello che posto, quello che dico, anche se nel mio spazio, ha comunque delle ripercussioni. E quindi, come dire, internet non dimentica nulla. E quindi potrebbe uscire, se c'è qualcosa che stride un po', prima o poi esce fuori. Lo dico perché sono successi, non è una minaccia, non è nulla, però succede che anche magari un po' ingenuamente pubblichiamo dei contenuti e crediamo che non abbiano nessun, come dire, effetto collaterale, e poi magari in una situazione di ricerca del lavoro ce l'hanno. Quindi sempre molto attenti. Ok, ci chiedono magari di proseguire con la presentazione, così poi diamo spazio ancora alle domande, perché oggi sono molte. Praticamente abbiamo detto tutto, ecco. Cioè, però ci arriviamo. Queste ce li siamo detti. Cosa non fare per il personal branding, per la nostra reputazione digitale? Trascurare i profili, quindi far sembrare i nostri profili abbandonati, non va bene perché, come dire, non mi prendo cura neanche del mio giardino. Ce lo siamo detti ora, filtrare i contenuti, quello che si pubblica rimane online, evitiamo quei contenuti che possono essere considerati inopportuni. Si parla sempre in un momento in cui stiamo cercando lavoro. Non trascuriamo le impostazioni della privacy, soprattutto se non abbiamo un profilo professionale ricreativo scollegato, ma usiamo un unico profilo per tutto. Non usiamo linguaggio volgare, questo mi viene da dire un po' un buon senso, ma nelle linee, spesso nelle, come dire, nei testi c'è. E non parlare male degli altri. Questo è importante e mi ci soffermo, perché che cosa vuol dire? Non è io parlo male o anche del mio amico, ma è soprattutto se sono offensivo, posto qualcosa che può ledere i miei colleghi, la mia azienda o qualcun altro che lavora nel mio campo. Se faccio delle azioni del genere, queste possono essere un po', possono portarmi verso una bad reputation. Finita questa parte qui, prima di entrare proprio all'interno dei social, volevo farvi vedere un brevissimo video che sintetizza, secondo me, in maniera perfetta quello che ci siamo detti finora. Quindi vi chiedo di avere un secondo di pazienza che lo recupero e poi ci rivediamo tra un secondo. Come forse saprai, oggi la ricerca e selezione del personale avviene anche tramite i social. Chi seleziona personale, il recruiter, usa spesso i social network per farsi un'idea complessiva del candidato. Sai quali sono i 3 social network che più di altri possono aiutarti a cercare lavoro? Li conosci sicuramente, forse già li usi. Sono LinkedIn, Facebook e Twitter. LinkedIn ti permette di avere un profilo per raccontare le tue competenze, le tue esperienze lavorative e la tua formazione, e di creare una rete sociale di contatti professionali, creando collegamenti a persone che lavorano in settori che potrebbero interessarti e farti conoscere. Lo sapevi che qui sono presenti le maggiori aziende e che puoi trovare il nome del responsabile delle risorse umane a cui inviare il tuo video CV? Ci sono anche offerte di lavoro, stage e tirocini a cui puoi rispondere direttamente con un click. Una volta che ti sei registrato, crea un network, cioè collegati con persone che hanno un profilo professionale interessante e connettiti con le aziende che operano nell'ambito lavorativo da te scelto.
Facebook di certo lo conosci perché lo usi con gli amici, ma forse non sai che c'è una pagina dove trovi offerte di lavoro. Qui puoi selezionare i profili che ti interessano, la zona dove vorresti lavorare, le offerte già inserite dalle aziende. Ricordati che tutti i recruiter guardano Facebook per avere maggiori informazioni sui candidati che selezionano. Twitter è il social dello scambio veloce, sai bene che al massimo puoi inserire 280 caratteri, hai poche parole per risultare interessante. Crea un tuo profilo scegliendo una fotografia seria ed inserisci tutte le informazioni dettagliate relative al tuo percorso formativo e/o lavorativo nella bio. Per tutti e tre i social valgono comunque le seguenti regole. Aggiorna sempre il tuo profilo, interagisci con i tuoi contatti. Su LinkedIn e Facebook puoi utilizzare i gruppi di discussione per parlare di argomenti lavorativi che ti interessano. Su Twitter commenta gli hashtag di temi lavorativi che possono interessarti. Eccomi, Ritorniamo alle nostre slide. Credo che il video abbia sintetizzato al meglio quello che ci stavamo dicendo ora, e quindi entriamo nella parte proprio dei social. Bene o male abbiamo affrontato tutto quello che è essenziale per la costruzione di un profilo, specialmente un profilo LinkedIn. Partiamo da L'ho messa perché secondo me è molto significativa l'immagine che compare quando per la prima volta accedi a LinkedIn o quando fai il login, che questo tiene il massimo della tua vita professionale. E LinkedIn è esattamente quello, ce lo siamo detti prima, il posto dove noi costruiamo e traduciamo il nostro curriculum. LinkedIn, quando noi entriamo, ci guida, ci dice esattamente quali sono le informazioni essenziali che noi dobbiamo mettere per farci trovare dalla nostra rete professionale. Quindi ci saranno le informazioni che riguardano il nostro percorso di studi, ci sono, e tutto viene, come dire, inserito in un ordine cronologico. Ci sono le informazioni che riguardano il nostro percorso lavorativo e professionale. Questo però va condito da quello che LinkedIn chiama una sorta di piccola biografia, che non è proprio una biografia, però è una sintesi per parole chiave di quelle che sono le nostre competenze. Quelle parole chiave lì che trovate, come dire, nella parte alta del vostro profilo LinkedIn, sono quelle che aiutano, no, il motore di ricerca interno di LinkedIn a farci trovare o comunque a essere indicizzati in quella posizione lì, in quell'ambito lì, in quel settore lì. Questo perché dico queste cose qui? Perché fondamentalmente LinkedIn è una delle più grosse banche dati di profili professionali che esista. Quindi anche il selezionatore, il recruiter che non vuole o che vuole farsi un'idea di quelli che sono i profili, no, per una professione che vuole, per un profilo che vuole aprire, la prima cosa che fa prova a cercare qualcosa su LinkedIn, e quindi diventa fondamentale riuscire a sintetizzare le nostre competenze. Quando io parlo di competenze non sono solo quelle che noi abbiamo acquisito a livello lavorativo, sono competenze trasversali, sono conoscenze di programmi, sono conoscenze di applicazioni, insomma tutto quello che può essere spendibile, no, da un punto di vista professionale, va bene. C'è, come dire, durante le formazioni c'è proprio un gioco, un percorso, no, che si chiede di fare, che è quello di proprio scrivere, concentrarsi e mettere giù quelle che, se, come dire, non abbiamo già un'idea, di mettere giù e scrivere quelli che sono gli hobby, le competenze, mettersi nero su bianco e provare a pensare e a immaginare come possono essere spendibili da un punto di vista lavorativo. Questo è dal lato utente, no? Ce lo siamo detti, creo il mio curriculum vitae, lo creo all'interno della piattaforma, in ordine cronologico, posso inserire tutto, posso inserire il percorso formativo, posso inserire corsi di formazione, posso inserire traguardi, premi, se ho fatto attività di volontariato, tutto quello che può definirmi come persona agli occhi della mia comunità, no? Di professionisti che ho creato per LinkedIn va bene. E questo è lato utente.
L'altra cosa che, e qui torniamo ai legami virtuosi, lo abbiamo detto in mille modi, lo ripeto, condividere contenuti è quello che è un po' l'anima, no? dei social in generale, su LinkedIn in maniera particolare. LinkedIn è il posto dove noi presentiamo anche le nostre competenze, non solo le presentiamo da un punto di vista di curriculum, ma possiamo anche raccontarle e mostrare, no? quelle che sono realmente le nostre competenze. E ho voluto inserire questa foto perché questo è una delle sezioni più interessanti di LinkedIn. Come Facebook ci dà la possibilità di scrivere un post, caratteri un post normale, quindi con una foto, con un link, oppure ci dà la possibilità, quindi possiamo condividere un post con del testo, un post con del testo e una foto, un post con del testo e un link, possiamo condividere i post di altre persone, ma ci dà anche la possibilità di scrivere un articolo. Cioè ci dà la possibilità di usare la nostra pagina LinkedIn come se fosse un blog. Cioè io divento il creatore di un articolo di approfondimento su argomento X. Argomento X che ha a che fare sempre con l'ambito dei miei interessi, dei miei hobby, delle parole chiave che ho indicato nella mia bio per essere poi ritrovato come all'interno dell'algoritmo di LinkedIn. Ci sarebbero tantissime cose da dire su LinkedIn e ho sempre paura di tralasciarne qualcuna. Proviamo a fare una sintesi. Dico prima però una cosa sulle aziende. Anche le aziende usano LinkedIn, lo usano tantissimo. Una delle cose che noi dobbiamo fare su LinkedIn per cercare lavoro e per avere anche un'idea di quelli che sono, no, le aziende che si muovono, è trovarle, cercarle, seguirle, andarcene a studiare, capire quali sono i loro ambienti di sviluppo, dove si muovono, cercare e capire quali sono le persone che lavorano in quell'azienda. Cioè costruirci proprio, no, un quadro completo. Le aziende dall'altra parte usano i social per cercare figure professionali, quindi in una sezione specifica di LinkedIn, che è la sezione job, lavoro, noi troveremo tutti gli annunci in base al nostro profilo, le parole chiave che indicheremo noi, in base a dei filtri che indicheremo noi, vedremo tutte le aziende che nel territorio, decidiamo noi quale, ora mettiamo Bologna, cercano quel profilo X che io ho indicato in questo preciso momento. Quindi le aziende lo usano tantissimo, soprattutto nell'ultimo periodo, per fare ricerca di personale e hanno spesso degli abbonamenti business, soprattutto i comparti di soprattutto gli uffici di risorse umane, perché permette di fare proprio delle ricerche molto molto mirate, di scrivere dei contenuti ad hoc, addirittura negli annunci di lavoro fatti da un'azienda oppure il responsabile delle risorse umane che hanno un abbonamento premium, noi possiamo vedere la figura, la persona che posta quel contenuto lì, quell'offerta di lavoro lì. E questo è un vantaggio perché so già io quale sarà ipoteticamente la persona con cui potrei parlare se venissi selezionato. E qui c'è la sintesi di tutto quello che abbiamo detto finora su LinkedIn: creare il profilo professionale con l'immagine, anche la nostra immagine di profilo, creare una rete formata a persone che abbiano un profilo di interesse più o meno coerente con quello con il nostro e con la nostra ricerca di lavoro. Connettiamoci con le aziende, cerchiamoli, mettiamo un mi piace, commentiamo i loro post, i loro contenuti, studiamoli. Ovviamente deve essere tutto sempre inerente, no, a quello che noi vogliamo trovare. Controlliamo le offerte di lavoro, nel caso candidiamoci. LinkedIn ti dà la possibilità di farlo, c'è il tastino candidati ora e candida direttamente il profilo, cioè noi non dobbiamo inviare un ulteriore curriculum, ma ci candidiamo direttamente con il nostro profilo LinkedIn. Per questo è fondamentale costruirlo e costruirlo bene. Non aver paura di scrivere
castronerie, perché se si sbaglia si può sempre tornare indietro e si può sempre migliorare, ma cerchiamo di raccontare bene quelle che sono anche le nostre ambizioni professionali. Condividiamo contenuti che dimostrano le nostre competenze, lo dicevamo prima, ci sono i post, ci sono anche gli articoli. Non abbiamo mai scritto un articolo, cimentiamoci, perché quello è uno spazio che LinkedIn ci offre in maniera gratuita, tra l'altro. Teniamo il profilo aggiornato per suscitare interesse. Facebook, finora abbiamo parlato di entrambi, però sì, anche Facebook, abbiamo detto che è il luogo dove si può cercare lavoro in questo periodo. Qui avevo fatto un po' un'introduzione, no? Su creiamoci il profilo, lo dicevamo prima, possiamo crearci addirittura un profilo professionale. E, da qualche anno Facebook ha attivato la sezione annunci di lavoro, quindi le aziende anche su Facebook postano direttamente degli annunci di lavoro, a volte sono annunci a pagamento, c'è nella sezione job o delle aziende, nei profili delle aziende, oppure nel marketplace. E, anche qui possiamo candidarci automaticamente, sì, possiamo candidarci automaticamente, ci sono già le informazioni che abbiamo inserito nel nostro profilo, quindi Facebook non fa altro che prenderle, selezionare, cioè prendere le informazioni del nostro profilo e inviarle all'azienda. È una semplificazione ovviamente, perché non, come dire, le informazioni che noi scriviamo su Facebook non sono complete come quelle di Instagram, però, come quelle, scusatemi, di LinkedIn, però ad esempio possiamo indicare lavoro da tot a tot in questo posto, ho studiato da tot a tot questa cosa, mi sono formato a tot, e queste informazioni qui vengono passate direttamente all'azienda. E ad esempio una delle... delle cose che mette a disposizione, degli strumenti che mette a disposizione Facebook, c'è addirittura la possibilità di fare il colloquio su Messenger. Messenger sappiamo che è l'applicazione, soprattutto per cellulare esterna, di messaggistica di Facebook. E, io direi che vi ho raccontato a grandi linee tutto, però se avete domande, curiosità, volete approfondire qualcosa... Sono qui, nel frattempo cerco anche, perché me lo ricordo, il nome del testo. Ne ho due, ma li ricerco. Sì, ci sono delle altre domande. Allora, c'è una domanda anche un po' personale, perché Massimiliano ci chiede se essere se stessi è comunque un atteggiamento che paga, ovviamente tenendo presenti le buone maniere, la correttezza. E fa anche un esempio pratico, dice, nel mio caso c'è per esempio un passato di depressione. Giusto tenerne conto? Certo, io direi di sì. Cioè, virtuale non vuol dire non reale, cioè sì, ovvio vuol dire non reale, ma come vi dicevo prima è uno spazio più virtuale che ha degli effetti sul reale. Essere noi stessi paga, sì, secondo me sì. Rispetto di tutto quello che abbiamo detto, sì, siamo questi. Possiamo nasconderci un po' come ci pare. Dico questa cosa qui perché sempre più spesso, ora noi abbiamo parlato di come cercare lavoro, no? Sui social, ma i social sono diventati anche un lavoro per tante persone. E ora mi vengono in mente gli influencer, tutte le persone che lavorano, no? con gli strumenti del digitale, e spesso c'è una proiezione di qualcosa di... anche sempre di perfetto, di molto, come si dice, ideale, no? Rispetto a quel mondo lì. Secondo me se io devo cercare lavoro e sono sempre stata a me stessa sui social, va poi anche bene, perché poi decido io con chi condividere quei contenuti lì. Quindi sì, la mia risposta è sì, paga, se non sbaglio eravamo partiti a quello. Chiara poi ci chiede, in un video... Posso aggiungere una cosa che secondo me, perché lui parlava di qualcosa di difficile che ha vissuto. Credo che decidiamo noi se farlo sapere e a chi, questo vale sempre comunque. Se decidiamo che per noi far sapere il nostro vissuto, il nostro passato, la nostra condizione, va bene farlo sapere anche all'azienda perché andremo a lavorare, secondo me va bene. Se invece siamo noi a
a dire no, io per la mia privacy, per X motivi non voglio, siamo noi a deciderlo comunque, quindi teniamolo sempre presente. Chiara ci parla dei video curriculum. In un video CV da mandare su LinkedIn come presentazione, cosa è importante davvero dire? Cioè senza rischiare di ripetere il CV cartaceo. E quanto dovrebbe durare al massimo? Cosa permette di avere, fare, cioè cosa permette di fare, avere di più una versione business di LinkedIn? Sono due domande, ma sempre della stessa persona. Ok. E allora, parto dal video. Video breve. Massimo un minuto. È un video di presentazione, quindi devi raccontare di te, è vero, non devi ripetere il tuo curriculum, quindi devi sintetizzare al massimo le tue esperienze. Faccio un esempio, ho un diploma di laurea, magari ho fatto un percorso più lungo, dico l'ultimo titolo di studio, dico l'ultimo posto di lavoro, mi soffermerò di più su quelle che sono le competenze e anche quelle un po' trasversali, perché poi fondamentalmente sono quelle che a volte fanno la differenza, capacità di problem solving, capacità di lavorare in gruppo, di adattarsi a situazioni, sono disposta a spostarmi, lo dico, sono aperta alle trasferte, lo dico, cioè devo, nel mio video messaggio devo raccontare anche con un linguaggio non solo verbale, quindi corporeo, quello che non può passare soltanto dal testo di LinkedIn. Quindi sì, non ripetiamo tutto il curriculum, mettiamo magari solo le ultime esperienze, ma cerchiamo di concentrarci di più su quelle che sono le competenze che abbiamo acquisito anche con esperienze passate e quelle che sono quelle più trasversali. Breve, l'ho già detto, un minuto, non possiamo fare, come si dice in gergo, dei pipponi lunghi 10 perché non se li guarderebbe nessuno. Sì, perché cioè, come dire, anche il selezionatore ha sempre poco tempo, quindi più siamo bravi e sintetici, più possiamo essere efficaci. L'altro invece è sul business. LinkedIn ti dà vari livelli di business. Diciamo quello per gli utenti è il premium. Il premium ti dà la possibilità di accedere a dei contenuti, che sono di solito sono contenuti a pagamento. Nel caso, ad esempio, degli annunci di lavoro che vi dicevo prima, dove c'è l'azienda che ha postato un contenuto con un profilo a pagamento e quindi io vedo la persona addirittura che ha creato quel contenuto lì, io vedrò che nella persona è cliccabile e nella mail. La mail mi è nascosta. Se io avessi un profilo premium, potrei accedere al profilo della persona che ha postato l'annuncio di lavoro a cui sono interessata e potrei vedere anche la mail che invece in quel momento lì è nascosta. Quindi questa è una di quelle. Ad esempio, l'altra che mi viene in mente, LinkedIn ti dice tot persone hanno visualizzato il tuo profilo. E di quelle persone lì, nei profili non a pagamento, te ne fa vedere una o due. Se avessi un profilo premium, ti farebbe vedere tutte le persone che hanno visualizzato il profilo e tu potresti di conseguenza andare a vedere il profilo della persona che ha visitato il tuo. Sempre su LinkedIn, filtri e settore aziendale si possono cambiare periodicamente? Assolutamente, anzi, è cosa buona e giusta perché per il, come dire, per, anche per il motore di ricerca interno di LinkedIn, che, come dire, indicizza, no, quelle che sono le nostre ricerche, quelli che sono, l'abbiamo detto prima, no, se mettiamo delle parole chiave precise, quindi sì. E ci chiedono di specificare cos'è un video CV, però non so se questa domanda in realtà è stata posta prima o dopo della risposta dell'altra, comunque Facciamo al come volo, brevemente. è un brevissimo video che possiamo realizzare anche con il cellulare, in cui ci presentiamo da un punto di vista sempre professionale. Quindi sono Anna Rosa Martino, lavoro in, sono alla ricerca di, lo faccio perché, queste sono le mie competenze. Un video breve di un minuto, diciamo al massimo. Avere un profilo LinkedIn creato con una mail aziendale è sbagliato?
Ho creato il mio profilo perché molti clienti dell'azienda dove lavoro hanno profili LinkedIn aziendale. Se volessi cambiare lavoro, poi devo cancellarlo? Mi viene il dubbio che no, non lo devi cancellare, ma sicuramente dovrei cambiare forse mail. Perché io immagino, no, che le mail aziendali, se uno decide di andare via, di cambiare lavoro, magari la mail aziendale la chiudono, e LinkedIn per le comunicazioni, per la privacy, ma anche per la tutela dell'account, usa l'indirizzo email. Quindi magari se poi quell'indirizzo email è sospeso, tu non hai accesso più a una serie di informazioni. Quindi io la cosa che ti consiglio è cambia la mail. Cambia la mail, cioè non chiudere il profilo LinkedIn, ma cambia la mail, che secondo me nelle impostazioni si può fare. Allora, arrivano invece due domande di carattere tecnico. Sì, il webinar si può riascoltare successivamente, li trovate sia sulla pagina Facebook che sul canale YouTube. Tempo qualche giorno per caricarlo, sia quello della settimana scorsa che quello di oggi, così come sul canale, nella playlist dedicata proprio ai webinar di cultura digitale, trovate anche tutti gli incontri passati. Le slide, allora, le slide direttamente invece verranno caricate sul sito di Paninternet, la sezione è in ristrutturazione proprio in questo periodo, quindi insomma, se faccio una ricerca sul sito di Paninternet tra un po' di tempo lo trovate, altrimenti comunque nei prossimi incontri daremo anche il link diretto. Se ci sono proprio al volo un altro paio di domande, abbiamo ancora spazio per farlo. Io vi ricordo però che in chat vi ho lasciato sia il programma dei prossimi incontri che il link per il modulo di iscrizione, di preiscrizione appunto agli stessi prossimi incontri. Vi ricordo che non è un'iscrizione vincolante, l'accesso a questi incontri è sempre libera e gratuita. Però l'attivazione dei webinar avviene solo a un raggiungimento di un numero minimo di preadesioni confermate. Quindi ovviamente se siete interessati ad un incontro vi chiedo di iscrivervi, perché ovviamente così garantirete lo svolgimento regolare del webinar. Prima di lasciare anche questo incontro vi chiedo di compilare il questionario di gradimento, anche se avete compilato lo stesso questionario per incontri passati. Vi ricordiamo che noi abbiamo bisogno di dare un riscontro anche alla regione, perché questo è un progetto regionale, dell'interesse e dello svolgimento regolare di qualsiasi webinar, quindi per noi è molto importante che in ogni caso li compiliate sempre. Potete copiarvi e salvarvi tutti i link che vi ho riportato, così appunto potete tenerli insomma, anche salvati anche per dopo, quando chiuderemo l'incontro. Claudia ci ricorda il libro. Esatto, guarda, pensavo per dire esattamente quello. Ne ho trovato uno, poi magari l'altro, che lo ricerco, ce l'ho negli appunti, lo scriviamo magari quando pubblichiamo il video. Questo qui che vi consiglio è Networking e lavoro, come valorizzare le relazioni professionali. La casa è H.O. Epli, per intenderci, Epi, e secondo me è un buon manuale per iniziare. L'altro, se non sbaglio, è proprio tipo lavoro e social network, ma vi scriverò il titolo esatto. Quindi è Networking e lavoro, come valorizzare le relazioni professionali. Mi richiede Claudia se le slide sono disponibili. Allora, sicuramente è disponibile la registrazione dell'incontro, che trovate sia su Facebook che su il canale YouTube di Paninternet. Le slide le stiamo ricaricando sul sito proprio in questo periodo, quindi sul sito di Paninternet a breve le ritroverete tutte. Quella sezione è un po' in ristrutturazione, quindi vi faremo avere il link diretto quando è tutto pronto. Se non ci sono altre domande, io direi che ormai siamo arrivati alla conclusione. Ringrazio moltissimo Anna Rosa, ringrazio tutti voi anche per l'attiva partecipazione. E a questo punto, a presto, al prossimo incontro. Ciao, buonasera a tutti. Grazie a tutti e buona serata.